In questo video strapazzeremo un po' il mio nuovo cellulare, il CAT S62 Pro. L'idea di fare questo video è nata durante una live in Instagram, dove io praticamente stavo utilizzando il mio smartphone per questa live, ma nel frattempo avevo l'altro cellulare in mano. E quando chi stava seguendo la live ha visto l'altro cellulare, che effettivamente è un po' strano, un po' fuori dal comune, e io spiegavo che è una soluzione rugged, che può andare nel mare, si può bagnare, eccetera, ed ero in riva al mare, quindi ho detto: volete che lo immerga? Volete che lo immerga? E ha detto: sì, dai, fallo, fallo, fallo. E quindi, mentre ero in live, ho messo praticamente il cellulare nell'acqua del mare e l'ho lasciato lì tipo per un minuto mentre continuavo la live. E da lì poi mi è venuto in mente di passare innanzitutto a questo cellulare e poi di fare un lavoro un po' più sistematico con una serie di test. Come vi ho anticipato già in un altro video, ho acquistato questo smartphone come naturale evoluzione del cellulare precedente. Ma di fatto non lo uso come smartphone, lo uso semplicemente per fare e ricevere telefonate. Ma l'idea di poterlo utilizzare in ambienti in condizioni estreme lo rende particolarmente interessante per me. Oltre al fatto che in caso di necessità posso comunque attivare i dati e quindi utilizzare le normali funzionalità web. Ma devo dire che l'unica funzionalità figa che utilizzo ad oggi è la fotocamera termica. Dopo averlo aperto con il video dell'unboxing, prima di utilizzarlo nel quotidiano, ho deciso di fare qualche crash test, confrontandomi anche con voi su Instagram, chiedendovi cosa volevate che facessi. Anzi, con l'occasione vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale YouTube se non l'avete fatto e a seguirmi anche in Instagram. Lì infatti possiamo interagire in maniera più veloce, prima che magari io realizzi determinati video. Ma veniamo ai test. Diciamo che mi sono particolarmente divertito, grazie anche al mio passato nella Wipro Technology, una grossa società di consulenza e tecnologia. Io infatti sono comunque un ingegnere delle telecomunicazioni e durante il mio anno passato in Wipro eravamo su un progetto Motorola e io ero proprio un test engineer dei cellulari di nuova generazione. Peccato non avere video di quel periodo, anche se in realtà non erano test fisici, quindi non lavoravamo sull'hardware, ma esclusivamente sul software. Quindi a noi arrivavano già i cellulari finiti, dovevamo solo testare le funzionalità software. È stato comunque un momento molto bello della mia vita e anche una bella esperienza lavorativa. E anzi, approfitto per salutare tutti i miei colleghi della Wipro. Il fatto che non si rompa quando cade a terra o che funzioni dopo che si è bagnato sono funzionalità abbastanza scontate e intrinseche in questa tipologia di dispositivo. Per cui mi sono spinto un po' oltre, passandoci sopra con una Jeep, ad esempio. Sì, mamma. Sì, ci sono. Quindi non c'è solo il peso, ma anche lo sfregamento contro l'asfalto, soprattutto considerando che chi era alla guida, invece di partire dolcemente, ha deciso di sgommare. Lo stesso test lo abbiamo fatto anche con una moto da cross, quindi meno peso ma più velocità. Per questo test siamo venuti in una pista da motocross e coinvolgiamo Marco Caribotti. Ancora sano, un po' sporco. Proviamo ad accendere. Funziona. In molti mi hanno chiesto di lanciarlo anche dal grattacielo più alto del mondo, che tra l'altro è proprio lì di fronte a me, quindi sarebbe stato abbastanza semplice da raggiungere. Però il punto era, questi cellulari sono testati e garantiti per cadere da un'altezza di 1,5 m, 2 m. Cioè l'idea è che quando una persona è in piedi, se il cellulare cade per terra non deve rompersi, e magari essendo certificato per 1,5 m/2 m, se cade da 3, 4, 5 metri comunque non succede nulla, ma farlo cadere da 800 piani ovviamente significa disintegrare il cellulare, ma sarebbe stato anche un pericolo ovviamente per le persone sotto. Di conseguenza è un test che non abbiamo fatto. L'abbiamo però lanciato per aria diverse volte e alcune volte anche in deserto, dove
quindi andava a cadere su una sabbia molto fine, molto più insidiosa di quella a cui possiamo essere abituati su una spiaggia. Tenerlo per svariati minuti anche sotto un getto d'acqua. Se infatti il water resistant o il waterproof sono funzionalità a cui magari possiamo essere abbastanza abituati, dovete tenere presente che quello che stressa maggiormente questi dispositivi non è tanto l'essere sott'acqua, ma la pressione dell'acqua che mette a dura prova le guarnizioni, i famosi O-ring. Ho provato anche il getto d'acqua all'interno di una doccia, quindi creando un ambiente particolarmente caldo e umido. Siamo quindi passati dal caldo al freddo e l'ho lasciato per un bel po' di tempo nel congelatore. Aspetta un attimo, ma... Ecco dov'era. Sì, ci sono. E non ha minimamente dato segni di malfunzionamento, anzi ha mantenuto stabile la linea perché nel frattempo avevo avviato una telefonata. Devo dire che è un vero carro armato. Non è progettato per superare temperature di 70-80 gradi, quindi non l'ho messo nel forno, ma d'altronde con temperature superiori a 70-80 gradi anche il proprietario del cellulare morirebbe, quindi gliene frega niente che il cellulare si salvi. E per ora ho evitato di sparargli contro con una calibro 7,62. Ma se avete altri test da suggerirmi, scrivetelo anche nei commenti. Magari li faremo con una prossima live. Ma salama!